Prima di iniziare questo video volevamo ringraziarvi perché in meno di una settimana con un video abbiamo raggiunto le 200 visualizzazioni e 50 iscritti al canale. Quindi grazie, ci avete lasciato senza parole, siete tutti bellissimi. Oh, io avrei scommesso su un massimo, se ci diceva culo, 12 visualizzazioni e 4 iscritti, della serie che manco mia madre si sarebbe iscritta perché non sa come si usa YouTube. Quindi vi devo una birra. E forse anche a Luca. Oh sì, Danny, me la devi, perché ho iscritto mia mamma su YouTube e l'ho obbligata ad attivare la campanella. Ma adesso torniamo indietro nel tempo. Oggi è sabato 31 ottobre e sono andato a Lingotto a recuperare Luca. Luke? Bene, tu? Pronto? Carico, carichissimo. Sabato mattina svegliarsi alle 7 è sempre una grande gioia. Dai, dai, dai! Allora, Luke, gli diciamo dove stiamo andando? Oggi siamo in radio. Andiamo a presentare il nostro progetto in occasione di Luca Changes qui a Torino. Luca e Danny. Ciao Luca, ciao Danny. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Cosa fa davvero un editor? Cosa dovrebbe fare un editor? Mi ha fatto molto ridere il condizionale che è assolutamente necessario. Allora, io e Danny facciamo gli editor da ormai un bel po' di anni. Ci rendiamo conto che è un ruolo importante, è un ruolo che viene richiesto dagli autori. Spesso troppa libertà crea il vuoto e il panico, no? La sindrome della pagina bianca. Questa cosa, che sembra un problema da avvio di un'opera, in realtà si manifesta poi lungo tutta la lavorazione, ed è questo uno degli scenari in cui poi noi possiamo intervenire e dare una mano effettivamente concreta agli autori, oltre a chiarli per farli rispettare le scadenze. Torniamo sulla storia dell'amore violento. Tutto quello che l'editor fa deve essere comunque in funzione a un'idea, a una storia che è stata scritta da qualcun altro. Ecco, ma quindi un editor ha anche necessità di avere nel suo bagaglio professionale delle doti di diplomazia. Beh, in realtà non è un discorso di diplomazia, è più un discorso di empatia e di fiducia. Quindi se l'autore si fida di te, se l'autore capisce che di te può fidarsi e empatizzi con quello che è il suo lavoro, lui sarà disposto a fare dei cambiamenti e ad aggiustare il tiro. Durante la fase creativa bisogna proprio creare una connessione tra i ruoli, e questo si crea effettivamente in tanti modi, sia lavorando sia passando anche del tempo assieme. Aspetta, aspetta. Ok, tutto giusto, ma dobbiamo aggiungere qualcosa. È vero che l'empatia è un elemento fondamentale del bagaglio professionale di un buon editor, ma un buon editor di fumetti deve conoscere tutte le fasi di lavorazione dell'opera in questione. Quindi è fondamentale avere un po' di conoscenze, magari anche solo teoriche, di anatomia, prospettiva, incastrazione, colorazione e anche grafica, per non parlare di storytelling e composizione della tavola. Se lavorate in un determinato media, dovete necessariamente capirne, studiarne, comprenderne il linguaggio, ma soprattutto dovete fruirne. Che voi siate uno studente alle prime armi o un affermato professionista, dovete sempre essere curiosi del vostro mercato di lavoro. Leggete i fumetti. Ecco, allora io vi chiederei di spiegare come nelle varie fasi
di lavorazione di un'opera, bisogna intervenire. Facciamo uno scenario molto semplice in cui l'editor lavora regolarmente per una sola casa editrice, certo. C'è un progetto nuovo da seguire. C'è però la parte creativa, che è ancora una fase embrionale, ecco, è proprio un diamante grezzo. A quel punto l'editor inizia a lavorare effettivamente, in questo caso se abbiamo due figure professionali distinte, solitamente con lo sceneggiatore, più a stretto contatto in una prima fase, proprio per sviscerare la storia. Certo. Una delle cose che io cerco sempre di capire, delle primissime cose che cerco di capire, è cosa vuole raccontare l'autore. Solitamente qual è il nostro punto di inizio del lavoro. Ok, cerchiamo di capire questo. Capito questo, cerchiamo poi di mettere a fuoco i punti importanti di tutta la storia. Ci sono anche casi in cui la prima fase di lavoro è proprio, deve essere proprio fatta anche insieme al disegnatore. Mi è capitato con un lavoro dello scorso anno che lo sceneggiatore ingabbiasse tantissimo il disegnatore, e quindi abbiamo preso insieme al disegnatore la sceneggiatura e tutti quanti, tutto il team di lavoro, abbiamo riscritto quelle tavole lì in modo da lasciare più respiro, più libertà. A volte l'editor aiuta un po' in queste dinamiche, perché nel caso che citava prima Danny, conoscendo i fatti, vi posso anche dire che lo sceneggiatore e il disegnatore erano amici, sono ancora adesso. Quello è importante. Questo è importante. Stavano tirando fuori i coltelli quando è intervenuto lui, ha detto no. L'editor aiuta molto, perché è una persona neutrale con cui ti confidi e con cui puoi dirgli: guarda, sì, è mio amico, però ogni tanto gli taglierai la gola. Ecco, una cosa che l'editor dice: ok, prima di farlo magari troviamo delle soluzioni. Oh, qui ce n'è un sacco da raccontare. Molto spesso le case editrici prediligono un team di lavoro piuttosto che un singolo disegnatore e un singolo sceneggiatore. Questo perché? Perché mettere insieme due professionisti che non si conoscono è quasi sempre un gatto attaccato ai coglioni. Ma c'è una cosa ancora più importante di questo, ovvero che quando un team di lavoro va a crearsi, un team di lavoro va a strutturare un'idea, vuol dire che loro hanno già un rapporto, che siano compagni di scuola o vicini di casa. Inoltre, questo vuol dire che il disegnatore e lo sceneggiatore si sono scelti, e questo crea forte entusiasmo a livello lavorativo. E questa è una delle cose più importanti quando si struttura un'opera a fumetti. E terzo, ma non meno importante, vuol dire che uno dei due ha già convinto qualcun altro della bontà della sua idea. Cioè, quindi un coordinatore anche. Anche. Sì, sì, sì. Ecco, questa cosa è un'altra cosa su cui vorrei mettere Infatti. L'accento. Ovvero, l'editor molto spesso viene identificato come un direttore di produzione. In realtà, per come mi è stato insegnato il ruolo dell'editor, per come poi io l'ho messo in pratica, è anche, ma in minima parte, un direttore di produzione. Perché nel momento in cui tu partecipi alla creazione di qualcosa, devi gestire tanti fattori, che non è solo la deadline, cioè non è solo, certo, dobbiamo concedere questo giorno. Ledger è un direttore di produzione, sì, è un mediatore, sì, ma è anche la persona su cui gli autori devono fare affidamento. Principalmente a me è capitato molte volte di lavorare con autori emergenti. Faccio l'esempio più palese, che è Giulio Mosca, il baffo. Quando io ho preso in mano il lavoro di Giulio Mosca, Giulio non aveva mai pubblicato un fumetto. E Danny non aveva mai editato un fumetto. tra l'altro, tra l'altro, di tanti anni possiamo dire. Era la tempesta perfetta. Quando ho preso in mano il volume di Giulio, cioè era già scritto che quel volume poi in fase di pubblicazione poi ritrovasse degli errori. Certo. Ma alcuni sono stati volutamente lasciati nel volume, perché in una seconda pubblicazione lui proprio doveva accorgersi degli errori che sono stati fatti. Cioè, lasciare l'autore emergente o alle prime armi sbagliare per poi riguardare il proprio lavoro è una cosa fondamentale. Danny, ma vuoi dirmi che abbiamo lasciato apposta degli errori che potevamo evitare? Aspetta, mi spiego un attimo meglio. Complice le scadenze, è ovvio che non si possa fare un lavoro perfetto. E poi stiamo parlando comunque di piccoli errori di anatomia, piccoli errori di prospettiva. Sono errori di cui a malapena si accorgono gli addetti ai lavori, figuriamoci il lettore medio. Come ho detto, poi era il primo lavoro di Giulio e c'erano dei limiti artistici che andavano limati con tanto lavoro, tante tavole e tanto tempo. Per questo quando si parla di vecchie opere degli autori si parla di crescita e miglioramento. Quindi se vi andrà bene, il vostro primo fumetto sarà il più brutto della vostra carriera. Perché l'editor deve anche, tra virgolette, fare formazione. Certo. Giulio adesso ha paura delle deadline. Giusto, bravo. È un giusto timore comunque. Sì, sì. Il mondo del lavoro è basato su quello. Vi ringraziamo tantissimo. Vi ringraziamo. Grazie, grazie a voi. Ciao a tutti. L'altro giorno stavo prendendo un caffè con un amico e mi ha chiesto: ma tu cosa fai ad Halloween? E io istintivamente ho detto: ma io Halloween sono a Lucca, come sempre, da mille anni a questa parte. E devo dire, è strano,
È strano essere a Torino in un parco il 31 di ottobre, è stranissimo. Buono, cattivo, non lo so, è una sensazione nuova, è una sensazione diversa. È strano pensare di fare una festa ad Halloween che non sia in Toscana. Va bene, la si vive così. D'altronde abbiamo un po' più di tempo libero, abbiamo un po' più di spazio per noi, siamo più padroni del nostro tempo e in effetti ottobre è stato molto più rilassato rispetto a qualunque ottobre degli ultimi 12 anni, 15 anni. Quindi ci manca realmente Lucca Comics? Ma perché poi alla fine non è il Lucca Comics che ci manca, sono tutte le cose che nel bene o nel male Lucca Comics porta. Perché che tu sia un autore o che sia un editor o una casa editrice, tutto il lavoro di un anno viene concentrato in quei 5 giorni. Perché Lucca non è solo la manifestazione, Lucca è anche gli 8.000 caffè che bevi durante la giornata allo stand, le 3 ore di sonno, i pranzi e le cene a prezzi improbabili, la pioggia, e infatti quest'anno a Lucca non piove, e Lucca è purtroppo anche Piazza Anfiteatro, che per inciso io odio tantissimo. Quindi nessuno scherzo, ci vediamo l'anno prossimo.